Bentornati ad Acqua Mazzurro. Dopo 30 anni l'Empoli riesce ad espugnare il Penso e lo fa con una prestazione veramente di livello e convincente, ma soprattutto con un Mancuso micidiale che con due reti regala finalmente i tre punti all'Empoli. Di tutto questo parleremo insieme ai miei ospiti. Oggi con me in collegamento Skype il giornalista e telecronista di DAZN Riccardo Mancini. Qui in studio con me invece Marco Pieracci di Tutto Mercato Web. Tutto questo però dopo la copertina di Fabio Ferri. Una prestazione convincente da parte di titolari e subentranti, un attaccante, Leonardo Mancuso, tornato al gol e scollinato oltre la doppia cifra, e una squadra tornata sugli standard pre-lockdown, ma soprattutto tornata a muovere la classifica con una vittoria e tre punti che mancavano dal 3 marzo scorso. Dopo la sconfitta con lo Spezia e i pareggi con Benevento e Pescara, l'Empoli venerdì ha vinto 2-0 sul campo del Venezia, salendo a quota 45 punti in classifica, dove però ancora gli azzurri occupano un decimo posto che non garantisce l'approdo ai playoff. Gli azzurri però, come detto, hanno dato un segnale di risveglio, superando un Venezia che era ancora imbattuto dalla ripresa del campionato. L'Empoli, insomma, sembra tornato a marciare e per la riprova non servirà attendere molto, dato che già venerdì gli azzurri ospiteranno il Frosinone in uno scontro cruciale in ottica post-season. Con 6 gare ancora da disputare, il destino empolese non è ancora deciso. Se infatti gli azzurri dovessero approdare ai playoff, sarebbero una rivale tosta per tutti. Il sogno del ritorno in Serie A, insomma, non è ancora tramontato. Eccoci qui in studio, vado subito a salutare i miei ospiti. In collegamento via Skype, come vi ho detto, il giornalista e telecronista di DAZN, Riccardo Mancini, al quale do il benvenuto. Ciao Giulia, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Riccardo, e qui in studio invece con me Marco Pieracci di Tutto Mercato Web. Ciao Giulia, buonasera a tutti. Ecco, Marco Pieracci che in studio c'è, Riccardo Mancini che mi aveva illuso di venire proprio domenica, in realtà invece mi ha atteso una trappola, vero Riccardo? Esattamente, esattamente, però poi magari mi rifarò, avendo i parenti anche in Toscana, prima o poi andiamo avanti con questa promessa, dai. Vediamo qualche se, insomma, ci riserverà qualche altra trappola, però iniziamo subito dal nostro hashtag della settimana, che è missione compiuta, perché l'Empoli finalmente riesce a conquistare tre punti, i primi tre punti post lockdown. Lo fa però in un campo tradizionalmente ostico, come vi ho detto in apertura, era 30 anni che l'Empoli non vinceva al Penso, l'ultima volta il 3 giugno del 1990. Tre punti però accompagnati da una prestazione veramente molto convincente. Possiamo dire che l'Empoli vince e convince, Marco? Assolutamente sì, una vittoria molto importante per l'Empoli, perché è arrivata in una giornata, tra l'altro, in cui tutte le squadre che la precedevano hanno fatto risultato, quindi era fondamentale assolutamente tornare da Venezia con tre punti. L'Empoli l'ha fatto, come hai detto te, con una prestazione importante, dando l'impressione comunque di vincere la partita da grande squadra contro un Venezia che stava molto bene, aveva fatto due vittorie, e poi sicuramente ci sono questi due gol di Mancuso, che è un attaccante probabilmente che ha avuto un po' di difficoltà nella prima parte della stagione, ma che in questo rush finale di campionato potrebbe essere l'arma in più per questo Empoli. Ecco, giocatori insomma ben disposti in campo, soprattutto bravi ad approfittare anche degli errori del Venezia. Riccardo, come l'hai vista quest'Empoli venerdì? Sì, no, il collega ha detto una cosa molto interessante e importante, secondo me, cioè che l'Empoli ha vinto da grande squadra, finalmente da grande squadra, perché sinceramente non mi spiego tuttora il campionato un po' così discontinuo, no, da parte dell'Empoli, una squadra che secondo me non ha... insomma, squadre più forti in questo campionato, secondo me a livello del Benevento, a livello di uomini, a livello di squadra, anche a livello di allenatore, secondo me, perché adesso Marino è un allenatore insomma di gran livello per una squadra di Serie B. Ho visto una squadra grande, finalmente, una squadra capace di imporre il suo ritmo, di imporsi sul Venezia in modo caratteriale, prima di tutto, poi anche tecnico, perché poi lo sappiamo, no? Ha giocatori che sanno fare la differenza, possono fare la differenza, più che altro, più che
quest'anno, visto che quest'anno lo hanno dimostrato soltanto a fasi alterne, in qualsiasi momento, e credo che sia stata una vittoria importante perché da qui alla fine l'Empoli ogni settimana, ogni giornata di campionato ha una sorta di sliding door, no? Non può più permettersi di sbagliare, nel momento in cui pareggia o perde, a quel punto il cammino si fa un po' più complicato, visto che è decimo in classifica, visto che ha ancora un punto almeno da recuperare sulla zona playoff, e adesso c'è anche un po' di pressione mentale, no? Sui ragazzi di Marino, perché devono vincere praticamente sempre, avendo anche lo scontro diretto venerdì con il Frosinone. Esatto, insomma venerdì veramente scontro molto importante, tra l'altro venerdì Marina ha confermato solamente 5 giocatori rispetto alla precedente partita, al pareggio contro il Pescara, Henderson appunto in cabina di regia davanti questo tridente Bairami, Mancuso e Ciciretti. Marco, secondo te questa può essere la formazione che incarna meglio l'anima dell'Empoli in questo momento? In questo momento è una formazione che ha trovato un suo bilanciamento, una sua quadratura e che sfrutta soprattutto il vero valore dell'Empoli, cioè il fatto di avere una rosa veramente ampia, ampia in tutti i settori. Una squadra che si permette di tenere in panchina giocatori come Tutino, come lo stesso Lamantia o come Ricci, che non stava molto bene ma che comunque ha riposato, e al suo posto ha giocato Henderson, che ha fatto altrettanto bene. È una squadra che chiaramente deve comunque cercare di arrivare almeno nei playoff e poi giocarsela, perché quando tu hai una squadra con così tante armi, chiaramente in playoff come quelli di quest'anno, che probabilmente avranno anche ancora variabili ulteriori rispetto a quelli tradizionali, potrà veramente far bene. Adesso l'Empoli ha trovato questa sua quadratura, hai citato giustamente dei giocatori importanti, ne cito un altro, Zurkowski, che sì, che si sta imponendo un po' come la vera rivelazione di queste ultime giornate. È un giocatore con grande potenziale, probabilmente ha bisogno di adattarsi un po' al calcio italiano. Adesso Marino gli sta dando fiducia e lui la sta ripagando, quindi è un Empoli con tante frecce nel suo arco per questo finale di campionato. Esatto, un grande organico per l'Empoli, insomma un tridente che non delude soprattutto Leonardo Mancuso, possiamo dire il man of the match, che con i due gol di venerdì è arrivato in doppia cifra, 11 reti per lui con la maglia azzurra. Andiamo un attimo a sentire però le sue parole di quanto era soddisfatto, insomma, della prestazione e dei gol. Il traguardo personale, perché comunque per l'attaccante è un obiettivo importante, quindi a livello personale sono felice di averlo raggiunto. Ecco Riccardo, ti piace questo attaccante? Potrebbe essere secondo te la persona giusta che potrà portare l'Empoli ai playoff? Beh, finalmente Giulia, anche lui è ingranato, no? Secondo me una delle armi migliori di Marino è proprio lui, cioè un attaccante che ti sa fare praticamente tutto. L'anno scorso a Pescara giocava anche esterno e segnava comunque con regolarità, con costanza. Quest'anno secondo me la mancanza di gol dei centravanti, l'assenza di Lamantia, la non capacità evidentemente di Mancuso di replicare la scorsa stagione hanno influenzato in modo negativo la stagione dell'Empoli. Adesso, avendo ritrovato la vena realizzativa di Mancuso, anche un lavoro secondo me importante, passami il termine, alla Benzema, no? Nella Real Madrid di Mancuso, un giocatore che sì, segna perché è tornato a segnare in maniera costante, ma è anche uno che ti sa lavorare per la squadra, cioè te la fa salire, ti viene incontro, ti gira il pallone sulle fasce, non è soltanto il semplice tra virgolette attaccante che ti fa gol, è uno che ti fa un po' tutto, e secondo me sì, adesso è certamente l'arma in più di questo Empoli, avendo un giocatore di questo tipo che ti sa segnare sì, ma ti sa anche fare un lavoro enorme per la squadra. Insomma, una pedina molto importante per l'Empoli. Andiamo a sentire un attimo anche le sue parole riguardo proprio al match contro il Venezia. Ci voleva soprattutto i tre punti, che nelle prime tre partite dopo la ripresa non erano arrivati, e poi quando a livello personale, quando arrivano con dei gol, fa sempre molto piacere. Sì, il primo tempo comunque la squadra, cioè abbiamo giocato molto bene, anche se non abbiamo trovato il gol, però eravamo molto, molto vicino alla porta, e poi il gol appunto è arrivato nel secondo tempo, sono stati due gol dentro l'area di rigore, quindi due gol che da attaccante, sì. Ecco, insomma, Mancuso ovviamente soddisfatto della vittoria. Secondo me un altro giocatore, insomma, che non ha deluso, anzi
A me è piaciuto particolarmente, parlo di un altro attaccante amato Ciciretti che ci ha regalato la scorsa settimana una magia in campo che ha portato poi all'1-0 contro il Pescara, anche se poco dopo poi c'è stato il pareggio. Un attaccante, gli è mancata la rete venerdì, però insomma mi sembra sia entrato all'interno dei meccanismi della squadra nelle ultime due partite, insomma è migliorato tanto questo giocatore, Marco. Sì Giulia, Ciciretti è un altro giocatore che in Serie B ha dimostrato di fare la differenza. Probabilmente la continuità è sempre stato un po' il suo tallone d'Achille, sembra che la stia trovando adesso con un allenatore che probabilmente è anche congeniale alle sue caratteristiche, perché comunque Marino è un allenatore che predilige molto il gioco offensivo e lui in questo sistema di gioco sembra esaltarsi in questo momento. L'Empoli ha tanta qualità, Ciciretti è uno degli uomini che potrebbe essere determinante al pari di Mancuso che hai citato tu per questo finale, perché è un giocatore che ha qualità, ha tecnica e in Serie B sicuramente è capace di spostare gli equilibri. Riccardo, ti piace questo attaccante? Sì, mi piace molto Ciciretti, ma lo vorrei vedere più continuo, nel senso che io ricordo un anno a Benevento, credo fosse il 2016, in cui segnò tanto, giocò con costanza, segnò anche in maniera particolarmente continua, più o meno 5-6 gol, ricordo, poi da lì si è un po' perso. Secondo me lui è un giocatore che va un po' coccolato emotivamente, no? Deve trovare l'ambiente giusto, deve trovare l'allenatore giusto che riesce a valorizzarne le qualità. Lui è uno che insomma di qualità ne ha tante, ha tanta fantasia, evidentemente il ruolo migliore per lui è quello o del trequartista o al massimo del trequartista esterno, partire con piede invertito, e anche contro il Venezia lo ha dimostrato. Da lui sinceramente mi aspetto, visto che è un giocatore che sa fare la differenza in Serie B e lo ha dimostrato, da adesso in poi maggiore continuità in questo sprint finale che sarà fondamentale per l'Empoli. Ecco, si parlava di allenatori, Marino secondo te è l'allenatore giusto per Ciciretti, per l'Empoli? Assolutamente sì, io penso che probabilmente a Empoli si stanno mangiando anche un po' le mani, perché forse era una scelta che poteva essere fatta un pochino prima, visto che dopo le difficoltà che erano state incontrate a inizio stagione da Bucchi si è fatta una scelta di un altro tipo, affidandosi ad un allenatore giovane, forse non nel momento ideale, perché comunque l'Empoli aveva bisogno di una garanzia, di un allenatore di esperienza, e Marino ha dimostrato nella prima parte, prima dell'interruzione, di essere veramente una guida importante, perché l'Empoli ha avuto quella continuità che non aveva avuto nella prima parte. Poi ha avuto qualche piccola difficoltà prima della pausa, però ora adesso sembra comunque un Empoli tornato quello della prima versione Marino, quindi credo che l'Empoli con Marino dall'inizio della stagione probabilmente avrebbe fatto un campionato di tipo diverso, perché la rosa è di quelle importanti, con tanti giocatori in grado di essere determinanti in questo campionato. Certo, insomma è stata comunque una vittoria voluta, cercata, meritata, bene il reparto difensivo, molto bene anche in fase di finalizzazione. Andiamo a sentire quanto è soddisfatto però mister Marino di questa partita di venerdì. Ma sono contento che c'è stata un'ottima reazione, siamo cresciuti rispetto alle partite precedenti, come è logico che sia, giocando chiaramente si migliora, si cerca di arrivare prima possibile alla condizione che eravamo prima della sosta, per cui oggi la squadra ha fatto bene, ha tenuto palla, è stata incisiva negli ultimi metri, già il primo tempo potevamo sbloccarla, però la squadra ha tenuto bene il campo, ha rischiato poco e ha creato tanto, quindi oggi sono contento del percorso che stiamo facendo e insomma dobbiamo continuare così. Bene Riccardo, c'è chi dice che Marino sia il miglior acquisto che ha fatto l'Empoli, insomma nel mercato di gennaio ne ha fatti tanti, sei d'accordo? Esatto, ne ha fatti tanti anche di grande qualità, sinceramente è una rosa lunghissima ma soprattutto di grande valore. Sono d'accordo anche con quello che diceva Marco, perché Marino forse avesse iniziato la stagione l'Empoli adesso probabilmente sarebbe in un'altra posizione, sarebbe un po' più tranquillo tra virgolette a livello di classifica. È un allenatore secondo me molto psicologo, che incide molto sulla mente dei suoi giocatori. Io ricordo l'anno scorso a Spezia
una squadra che non era data in lotta per i playoff, arrivò a un punto dal Verona che poi i playoff li vinse in finale contro il Cittadella, no? Quindi secondo me fa tanto il lavoro dell'allenatore. Se non è un 50%, la percentuale più o meno secondo me è comunque molto alta. E sì, forse a Empoli potevano pensarci prima perché Bucchi è un valido allenatore, ma evidentemente anche l'anno scorso si è visto a Benevento, non riesce a dare quel cambio di passo alla sua squadra. Muzzi è inesperto, hai lui, e invece Marino, insomma, è uno che ha tantissime panchine in Serie B, uno che ha vinto campionati, è uno che ha giocato con tanti, con tanti giocatori, ha allenato tanti giocatori. E quindi sì, forse se l'Empoli avesse avuto Marino dall'inizio, forse adesso staremmo parlando di un altro campionato. Però è giusto adesso puntare molto su di lui e dire che certamente è l'elemento che ha cambiato un po' la stagione dell'Empoli, dai. Certo, sicuramente si poteva saltare forse lo step Muzzi e passare direttamente a Marino. Ecco, una cosa che mi è piaciuta molto dell'Empoli nella partita di venerdì è che non è calata, non ha calato ritmo, anche quando era sul 2-0. Mi sembra un elemento molto importante sia dal punto di vista fisico, vuol dire che la squadra si sta allenando bene, e soprattutto anche dal punto di vista psicologico. È un elemento che dovrà essere riportato poi nelle prossime partite, questo. Sì, mi ricollego un po' a quanto detto all'inizio. L'Empoli ha vinto da grande squadra, cioè come? Lo ha fatto sapendo soffrire nei momenti giusti, sbloccando il risultato, capitalizzando le occasioni e poi soprattutto gestendo bene la partita, i vari momenti della gara, e lo ha fatto con una prestazione priva di sbavature. Se riuscirà questo Empoli a ripetere questo tipo di prestazioni da qui alla fine del campionato, credo che sia potenzialmente la vera favorita, magari non per la promozione diretta perché il secondo posto è lontano, però sicuramente nei playoff è una squadra che ha talmente tante soluzioni che ha solo l'imbarazzo della scelta, insomma, quindi la capacità di riuscire a gestire la partita vista a Venezia è qualcosa che fa ben sperare anche per il proseguo della stagione, per queste ultime partite. Ecco, spostiamoci verso la prossima partita, una partita veramente molto importante. L'Empoli la giocherà in casa contro il Frosinone. Andiamo ad analizzare un po' questa classifica perché l'Empoli è decimo con 45 punti, abbiamo detto, gli manca ancora un punto dalla zona playoff. Il Frosinone è quinto con 51 punti, un Frosinone che però insomma, nell'ultima partita ha fatto una bella vittoria, ha vinto 2-1 contro lo Spezia. Riccardo, secondo te che partita sarà questa qui? Allora, innanzitutto sarà una bella partita perché sono due grandi squadre. Inizialmente, secondo me, si studieranno un po' perché io le accomuno queste due squadre, nel senso che stanno vivendo un percorso abbastanza simile, a prescindere dai 6 punti di distanza dal Frosinone da parte dell'Empoli. Però anche il Frosinone tra febbraio e marzo ha vissuto il periodo migliore, no, della stagione, con 6 vittorie consecutive, molte di misura. Ecco, è una squadra molto pratica. Quella di Nesta sicuramente non bella da vedere, e non me ne vogliano Frosinone, però è così. Sicuramente molto cinica, lo ha dimostrato in quel periodo. Poi però evidentemente qualcosina si è inceppato, no? A livello offensivo non ha più funzionato come prima, in questo nuovo rinizio, e anche l'Empoli è andata un po' così, no? Con un grande approccio di Marino, con una ripartenza un po' più lenta, un po' più diesel, e adesso con questa vittoria che può cambiare di fatto l'inerzia della stagione. Quindi mi aspetto una partita bella da vedere sicuramente. Frosinone è forse un po' bloccato in fase difensiva perché all'inizio, non essendoci le certezze di un po' di mesi fa, credo che Nesta partirà con un atteggiamento abbastanza prudente. L'Empoli invece me lo aspetto bello arrembante, soprattutto all'inizio, visto che deve recuperare questi 6 punti dal Frosinone in particolar modo, ma in generale sulla zona playoff, e ha bisogno di una sgasata. E quindi mi aspetto inizialmente un Empoli arrembante, un Frosinone un po' più attento, pronto a ripartire in contropiede, ed è lì che dovrà fare molta attenzione Marino. L'Empoli lo sappiamo, no? È una squadra che parte forte, segna magari il vantaggio, poi però si fa recuperare perché a livello di testa perde qualcosina. Ecco, lì Marino credo ci stia lavorando, i risultati si stanno vedendo, anche se piano piano, ma si stanno vedendo, e mi aspetto che l'Empoli riesca in qualche modo a confermare i progressi di Venezia. Bene, secondo te Marco varrà il detto squadra che vince non si cambia? Rivedremo la stessa formazione venerdì o ci sarà qualche cambiamento, come abbiamo detto, visto che l'organico, insomma, è un organico molto ampio?
L'organico sicuramente permette di poter far rifiatare qualche giocatore, considerando anche che la Serie B, come la Serie A e tutti gli altri campionati, chiaramente sono costretti a un tour de force notevole, viste le tante gare ravvicinate. Probabilmente qualche piccolo cambio potrebbe esserci, però non cambierà comunque l'identità di squadra. Questa squadra ha trovato una sua fisionomia, una sua quadratura, per cui magari qualche piccolo ritocco, penso magari al ritorno di Ricci in mezzo al campo, anche se Henderson ha fatto molto bene, oppure qualche piccola variante in attacco, anche se poi questo tridente sta dando ampie garanzie, la difesa sembra che abbia trovato una sua solidità, quindi non credo che l'Empoli che vedremo contro il Frosinone sarà molto diverso da quello visto nella partita col Venezia. Probabilmente qualche piccolo cambio, qualche piccolo accorgimento, magari per tenere anche un po' tutti sulla corda, Marino potrebbe farlo. Sembra tra l'altro che possa ritornare in campo anche la Mantia, fuori appunto per un fastidio muscolare. Riccardo, ti piace questo attaccante, anche se in questo momento forse sta dando un po' poco, insomma, alla squadra azzurra? Beh, insomma, la Mantia, per lui parlano i numeri, no? Anche l'anno scorso a Lecce ha fatto un grandissimo campionato, l'investimento che ha fatto l'Empoli parla a suo favore. È un giocatore, sì, forse un po' sfortunato quest'anno, però a mio modo di vedere è uno che sa fare la differenza anche magari eventualmente come terzo o quarto attaccante in Serie A, quindi parliamo di un attaccante di tutto rispetto. Nel momento in cui tornerà in forma, io mi auguro per l'Empoli che possa farlo in breve tempo, credo tornerà ad essere decisivo, e quindi certamente il suo rientro è una notizia importante. Ha 6 giornate dalla fine, anche per dare eventualmente il cambio a Mancuso, che ti può giocare eventualmente anche sull'esterno, può essere un'arma diversa, no? Da utilizzare anche a partita in corso, a partita insomma anche dall'inizio. L'Empoli lo sappiamo, no? Una rosa veramente fantastica, secondo me. Non mi spiego sinceramente come siano andate così male le cose, però ha ancora tempo per eventualmente recuperare. Tra l'altro ha un calendario, possiamo dire, a parte la prossima partita contro il Frosinone, abbastanza fortunato, no? Un po' più in discesa. Ora mi ricordo il calendario dell'anno scorso, delle ultime partite, l'ultima contro l'Inter per esempio. Qua stiamo parlando dell'ultima contro il Livorno, che è già retrocesso. Dopo il Frosinone abbiamo l'Ascoli, che comunque è in zona play-out, abbiamo la Virtus Entella, il Cosenza, insomma sembra che le big del campionato le abbia già affrontate, eccezione con quella di venerdì, e poi siamo un po' più in discesa questo campionato. È vero, Giulia, però è anche vero che la Serie B è per definizione un campionato impronosticabile, quindi salvo qualche partita, magari giustamente tu hai citato quella con Livorno all'ultima giornata, penso a un Livorno dimesso, poi per il resto credo che nessuna partita sarà facile, perché il campionato cadetto è un campionato affascinante proprio per questo, perché è un campionato nel quale non esistono certezze. Quest'anno ce n'è stata solo una, il Benevento, che ha fatto un campionato a parte, una stagione assolutamente trionfale. Poi per il resto c'è un grandissimo equilibrio, e la lotta che c'è al momento sia in zona playoff che in zona playout lo dimostra. Quindi sì, vero, probabilmente sulla carta un calendario un pochino in discesa, però è vietato abbassare la guardia, perché ogni partita nasconde mille insidie. Sono tutte finali, no? Come si suol dire. Riccardo, sono curiosa, qual è la telecronaca a cui sei più legato, ovviamente, in cui in campo c'era l'Empoli? Allora, non ne ho fatte tantissime dell'Empoli, a dire il vero, però mi ricordo una bella partita a dicembre, Empoli-Salernitana, che peraltro secondo me potrebbe anche essere una partita decisiva, no? Il ritorno per il destino dell'Empoli dell'anno prossimo. Ricordo una bella partita, un Empoli che veniva da un periodo un po' così, un po' negativo, credo ci fosse Muzzi in panchina, sì, vado a memoria, però penso che non mi stia tradendo la memoria. Nonostante il periodo di difficoltà, l'Empoli lì dimostrò di essere una grande squadra, anche se alla fine pareggiò 1-1 con la Salernitana, passò in vantaggio, giocò un gran primo tempo, poi come spesso gli è capitato quest'anno nel secondo tempo si è un po' sciolto, però quella è stata la mia prima e unica volta quest'anno ad Empoli, a Castellani, e la ricordo con grande piacere. Bene, non hai portato particolarmente bene, mi sembra. No, mi dispiace, però è andata... però con la Salernitana scontro diretto ci può stare, 1-1, sì, anche se giusto, effettivamente non top da parte dell'Empoli, però in ogni caso un pareggio con la Salernitana ci può stare, dai.
Bene, Marco, appunto sei di tutto mercato web, sai, c'è qualche rumors per quanto riguarda il mercato estivo, insomma l'Empoli ne è stato protagonista a partire dai tre allenatori che si sono susseguiti durante questa stagione, tra l'altro ha pareggiato però il Pescara che ne ha cambiati altri tre, ha mandato via le Grottaglie, ha preso Sottil, a gennaio 10 nuovi innesti, abbiamo detto una nuova squadra in pratica, sarà protagonista anche in questo mercato estivo l'Empoli? Mi verrebbe da dire che l'Empoli ha già dato, nel senso che a gennaio ha completamente rivoluzionato la rosa, i risultati si stanno vedendo. Adesso la priorità è sicuramente vedere come va a finire questa stagione, valutare quei giocatori tanti che sono arrivati, molti stanno facendo bene, altri stanno incontrando qualche difficoltà in più. Poi verranno fatte le valutazioni. Quest'anno sappiamo è un calciomercato molto particolare, inizierà tardi, durerà meno tempo, quindi al momento io credo che la società sia proiettata quasi esclusivamente sul campo, poi è ovvio che comunque qualche interessamento c'è, però fino a che non si sa quello che sarà l'esito del campo, magari anche la categoria, non penso che ci siano affondi in questo senso. Bene, Riccardo, secondo te l'Empoli ce la farà ad agganciare questo benedetto obiettivo playoff? Allora, sono ammessi tutti gli scongiuri del caso per voi ad Empoli, però ti dico che io lo vado dicendo da 2-3 mesi, che secondo me l'Empoli sarà la terza squadra e vincerà i playoff, però è un mio pensiero, lo penso da quando è arrivato Marino soprattutto, vedendo la rosa, vedendo insomma che tipo di giocatori ha, voi parlavate di mercato. Secondo me questa squadra ha diversi giocatori che potrebbero eventualmente giocare anche in Serie A con l'Empoli, nel caso in cui riuscissero ad essere continui, mi vengono in mente Tutino, lo stesso Samuele Ricci che è un giovane se non il più importante a livello di talenti giovani in Serie B, poco ci manca, mi viene in mente lo stesso Lamantia, mi viene in mente Henderson, Zurkowski, forse la cosa che farei io... nel caso in cui fossi un direttore sportivo e in questo caso dell'Empoli, forse proverei a svecchiare un po' la difesa, no? Con tutto il rispetto per Maietta e Romagnoli, sono due giocatori che ti servono in una rosa così, perché l'esperienza, il carisma, la personalità, il carattere sono tutti elementi, tutti fattori che questi due giocatori hanno, ma naturalmente con l'avanzare degli anni possono perdere un po', no? In lucidità fisica e tecnica, però per il resto mi sembra una squadra che il prossimo anno potrà benissimo giocare in Serie A con questo tipo di impianto, con questa base che è già molto importante, deve però guadagnare un po' di solidità, ecco. Ecco Riccardo, se così non succederà probabilmente i tifosi azzurri ti verranno a cercare. Sto scherzando. Ecco, un elemento che manca secondo me all'Empoli è un trascinatore, un po' come lo era insomma Ciccio Caputo, ovviamente la città di Empoli lo ricorda con grandissimo affetto, insomma lui ha portato l'Empoli possiamo dire in Serie A, però manca un giocatore di quel tipo, cioè quando magari la squadra è un po' più giù, che trascini appunto tutti gli altri compagni. Probabilmente sì. Però è vero che magari l'Empoli può trovarlo all'interno della propria rosa, anche in questa parte finale di stagione. Potrebbe essere Mancuso se riuscirà a dare continuità e ad acquistare ancora più consapevolezza. Potrebbe essere lo stesso Ciciretti che ha bisogno, come diceva Riccardo, di trovare una certa continuità o comunque un ambiente in cui si sente valorizzato. L'Empoli ha tanti giocatori che possono potenzialmente diventare trascinatori. In questo poi dovrà essere bravo anche Marino ad affidarsi agli uomini giusti, ma l'Empoli credo che in questo momento sì, probabilmente non ha un vero leader come hai detto tu Caputo, però è anche vero che insomma non è facile trovare giocatori di questo calibro che poi abbiamo visto anche in Serie A stanno facendo veramente benissimo. Sì, di Caputo ce n'è uno, ecco, insomma trovarne altri simili è molto difficile. Siamo in chiusura, voglio però da voi un pronostico per Empoli-Frosinone. Come andrà a finire questa partita? La scorsa settimana ci hanno azzeccato, hanno detto che l'Empoli vinceva contro il Venezia, gol di Ciciretti, ha fatto gol Mancuso, ci va bene uguale. Marco, secondo te come andrà a finire? Risultato addirittura? Sì. Io prevedo una partita che magari non regalerà grandissime emozioni, perché come ha detto giustamente anche Riccardo, il Frosinone è una squadra magari che concede poco anche allo spettacolo. Penso a una vittoria di misura dell'Empoli. Riccardo, sei d'accordo? Sono d'accordo, sicuramente all'inizio sarà un po' chiusa,
Però sento un po' di pressione, sinceramente, in questo momento nel dover fare un pronostico. No, cioè, però... già hai detto che l'Empoli andava a playoff, insomma, giustamente. Esatto. Però secondo me in questo cammino ci può anche stare un pareggio contro il Frosinone. Visto che anche la squadra di Nesta non può più permettersi passi falsi, secondo me un 1-1 ci può stare, anche perché, come dicevi bene tu Giulia, il calendario dell'Empoli forse è un po' più semplice rispetto a quello delle altre squadre, anche se poi sì, è vero, Marco diceva una cosa molto, molto corretta, la Serie B è imprevedibile, no? Anche l'Ascoli, che non ti aspetti vada a vincere per esempio a Cosenza, ti aspetti una partita chiusa, invece lì l'Ascoli domina e riesce a vincere e dà un bel colpo di coda al suo campionato. Però sì, dai, mi aspetto una partita inizialmente chiusa, poi magari la possono risolvere anche i singoli, no? E l'Empoli di singoli che ti sanno risolvere la partita da un momento all'altro ne ha tanti, dai. Bene, quindi una vittoria e un pareggio, vediamo, vi diremo la prossima settimana chi aveva ragione tra Marco e Riccardo. E ringrazio i miei ospiti di essere stati qui con me e con voi, ovviamente ci vediamo sempre martedì prossimo sul canale 96.